Io vorrei portare qui davanti a tutti voi e anche alle persone che mi stanno ascoltando oggi la testimonianza testarda dei fatti. Credo che sia evidente a tutti quanti e sia evidente quanto sia inverosimile che un amico di famiglia da 40 anni abbia potuto solo pensare di accreditarsi a me regalandomi un vestito. Quanto a mio figlio, ho detto e ribadisco che non ho mai fatto pressioni con chi che sia per procurare un lavoro a mio figlio. L'intercettazione strumentalizzata a questo fine, in cui chiedo all'ingegnere in calza di vedere mio figlio venuto a trovarmi a Roma per dargli consulenze e suggerimenti, documenta invece che ho proposto a mio figlio, ingegnere appena laureato, come farebbe qualsiasi padre, la possibilità di incontrare una persona di grande esperienza che potesse consigliarlo nella scelta da fare. La decisione di Incalza di telefonare a Stefano Perotti non può coinvolgere la mia responsabilità. Conosco la famiglia Perotti dal 2001. È abitudine mia passare, come è stato dimostrato, delle festività di Sant'Ambrogio prima di Natale con la mia famiglia e con la sua. Conoscono i Perotti mio figlio sin da piccolo. Che bisogno avrei avuto di chiedere a Incalza di intercedere per lui? Se fosse stata mia intenzione, e non lo era, e non l'avrei mai fatto, avrei molto più facilmente potuto farlo io. E non l'ho fatto. Mio figlio lavora in America, dove è approdato dopo che la società di ingegneria e architettura SOM, al termine di uno stage di 6 mesi, gli ha offerto un'assunzione. Mio figlio è stato mandato alla SOM di San Francisco dal Politecnico di Milano. Di fronte alle polemiche italiane, dopo 2 giorni di telefonate e richieste di informazione da parte dei media, la società americana SOM ha emesso un comunicato stampa in cui ricostruisce la vicenda e spiega perché ha assunto mio figlio. Semplicemente perché lo considerano bravo. Come credo debba avvenire per tutte le persone che vengono assunte nel nostro paese e per tutte le opportunità che devono essere a tutti i giovani di questo paese. Quanto al regalo per la sua laurea, un orologio del valore di circa 3.500 euro, l'avessero regalato a me, l'ho già detto, l'avrei rifiutato, nonostante la mia vecchia amicizia con i Perotti. I Perotti l'hanno regalato a mio figlio, che conoscono bene, ben prima, prima della mia nomina a ministro, in un'occasione importante come la laurea. Io non gli ho chiesto di restituirlo. Se questo è stato il mio errore,